Salve a tutti ragazzi e bentornati da Dondi in questa nuova parte di Pokémon Platino. Sì, dopo, ovviamente la parte dopo della nostra bellissima cattura di Gligar, lo Weasel morto. Niente, continuiamo, vediamo, sfida in doppio. No, singola. Forza Pokémon, anch'io farò del mio meglio, bene. Ecco, lo sapevo che era doppio. Perderemo come dei bastardi. Magari ti devo una mossa. Forza, forza, Pokémon, anche io farò del mio meglio. Dai, Ah, vabbè, un Pokémon so. Chi sei? Alla Madonna. Ecco, Madonna Pagiriso. Qualcuno di voi sa la mia storia di Pagiriso, sì? Meno male. Allora, benissimo. Contro Pagiriso potremmo usare. Allora, Rodafuoco su Pagiriso, perderemo noi con Chimchar, lasciando stare Evia, però noi siamo dei pro. Ah, non è poi tanto, porco due porco. Rodafuoco su, muori, no, Rodafuoco su Pagiriso, e solito attacco d'ala su un Chimchar, muori, muori uno. Scintilla di merda, non mi morire, rotafuoco, sbam, morto figlio di puttana. Monferno 24, bene. Ho capito, marca puttana, ho capito. Oddio, devo togliere questa accelerazione. Che cos'è? Super pozione, oddio, è oro. No ragazzi, dobbiamo curarci i Pokémon, davvero. Madonna santa. Tu mi sfidi? Sfidami, pezzo di merda. Ha 3 anni, quello di sfidarmi. Però sì, veloce. Dai, Ho anche molta energia, sì, però devi sbrigarti. Parte la sfida? Ok, Geodude. Ok, Monferno. Pugno ravido. One shot, vero? No. Non che. Ah, ok, perfetto. No. Sei una figlia. Madonna, che figlio di puttana. Sei un figlio di puttana. Figlio di Troia, oh. Geodude di merda. 400. Sali a 23, bellissimo. Che tornava la puttana. Ciao, Dandy, come va il tuo Pokédex? Pokédex, io mi impegno molto, ma sono un po' imbranata. Ma qui non si tratta di me. Ho una bella cosa per te. Oddio, Dondi, quale mano scegli? Oh, che figlia di Troia, destra. Capisco, Will cerca sfide. Sono senza parole, Dondi, tu sei? Quali sono le cose? Ma anche secondo me nella sinistra c'era pure. Dondi ottiene cerca sfide. Mette cerca sfide nella tasca, strumenti, base. Usando cercasfide troverà bla 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 bla. Antoni, che vogliono una rivincita da te. Onestamente, fotte sega. Donne, viste che la padrona. Che mi ha dato? Ma chi se ne frega? No, non vi si. So che comunque sta andando male con l'accelerazione. Però, ragazzi, dobbiamo sbrigarci. Conta su di te. Te ne vai a fanculo. Oddio. Secondo una teoria, dal Monte Corona ebbe origine la regione di Sinnoh. Wow. In un mondo primordiale, un mondo in cui solo il tempo scorreva e lo spazio si ampliava. Non esistevano conflitti. Ma che ne è stato di quel mondo? A causa della debolezza e dell'incompiutezza dello spirito umano, il mondo è caduto in rovina. Trovo che questa situazione sia davvero deplorevole. Ok, grazie per la. Cosa sapevo? Nelle scale. Dai, primo Geodude. Oddio. Chingling. Non. Cos'è? Il Pokémon campanellino. Oh, Bronzor, interessante. Come un dito in culo. Percorso 208, togliamo la velocità. Stiamo a quanto? 10 minuti all'incirca. Io ho tutti i Pokémon morti, non so se qualcuno se ne è reso conto. Un centro medico per Pokémon, una città vicina, eh? No.
i Pokémon morti, devastati dallo Spirito Santo. Se ti batto mi darò un po' del tuo cibo. Ma assolutamente no, i soldi scarseggiano, non ho neanche delle super pozioni. Onix. Ah, qui mi serviva Weasel. Madonna, qui che cazzo devo fare? Luxio Staravia. Oddio, Luxio potrebbe cioè avere qualche mossa interessante. Terra Tempesta. Non serve un cazzo. La serve imperversa. Magari morso, mi ira. Vabbè, non fai un morso, magari. Madonna, mamma mia, non serve un cazzo sto morso. Scintilla magari, non è effetto su Onix, ottimo a sapersi, guarda. Cazzo. Dai. Azione, magari. Rocciotomba, la morte. Madonna, Onix di merda. Che minchia uso qui? Staravia. Vediamo, un Pokémon volante, magari. Non è che mi dovresti prendere. Ma come fa a prendermi? Sono un volante. Attacco Dal. Ma perché è più veloce di me? Abbiamo perso, mi sa, con Onix, ragazzi. Vediamo se riusciamo a fare la provagine. Tutte di attacco d'ala. So che comunque non è una. Che dio. Addio. Dai. Vabbè, ho perso, ragazzi, ho perso. Ho perso la vita. Io sono rimasto soltanto con Lux, ragazzi. 508 punti. Sono rimasto solamente con Luxio. Questo fa capire la mia nabbagine. Ce la farò mai a battere questo. Qui Bisule sarebbe stato l'oro colato. Oddio, no, Sebas. Una bella botta di culo, secondo me. Ti sto battendo. Ok, mamma. 508 punti, dai, è così. Quell'Onix è stato il dio in culo. Tra l'altro io credevo che potessimo fare la capo palestra in questa puntata, ma neanche ora. No, non mi adocchiare, via. Tra l'altro devo pure far livellare Gligar. Non mi adocchiare, essere uno vero. Via di qua. Oddio. Vediamo che cosa c'è qui. Non mi adocchiate. Entriamo in questa casa. Che troviamo in questa casa? Qualcuno che ci regala qualche cosa? Sei una di quelle persone che non ricordano mai dove hanno piantato le. No! Vabbè, andate a fare in culo, magari. Cioè, che razza di Pokémon possiamo trovare? No, perché sapete, sono molto curioso. Ok, dai, primo Pokémon. Ok. Non sono più curioso, possiamo anche andarcene da questo percorso. Dai, attraversiamo questo tunnel. A tua sorella. Cuoriopoli, ok, minchia, siamo arrivati alla città finalmente. Andiamo a curarci i nostri Pokémon e ci. No! Buneri. Oh, grazie a cielo sei qui. Se non fosse stato per te, chissà dove sarebbe arrivato il mio Buneri. Baby Buneri, torna nella tua Pokéball, forza. Devo andarmi a prendere Gligar e farlo livellare. Sono Ileana. Ileana, giusto? Sono un giudice di gara Pokémon. Fai un salto nell'arena delle virtù, così potrò ringraziarti come si deve. Ok, nella prossima parte andremo nell'arena delle virtù. Ovviamente avremo Gligar bene o male livellato allo stesso livello degli altri, 23-24. Anche se dovrò allenarmi. Se dovrò allenarli, io devo trovare un centro medico per Pokémon il più presto possibile. Cristo Gesù. Purtroppo il problema di dell'emulatore è che non è come il Visual Boy Advance. Là lo velocizzi e sei un fulmine. Ah, sì. Porca puttana.
il nostro Gligar. Perfetto così. Chiudo. Dai. Sì. Ok, ciao, a quale PC vuoi cedere? A nessun Cristo. Vediamo le mosse di Gligar e ci lasciamo, ragazzi. Perché faccio ste robe? Ah, ok, non c'è neanche bisogno di curarlo, che culo. Info. Che mosse c'hai? Privazione, attacco, turbosa. Madonna, Gligar. Niente, abbiamo battuto. Un Onix ci ha fatto il culo. E niente, spero che comunque al solito, madonna, non vorrei fare bordelli. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, al solito commento, mi piace, iscrizione, se volete. E noi ci vediamo al prossimo video di Pokémon Platino.